sono più tranquilli che a Ferrara, che tra le città emiliane è la più sprecona. Ma attualmente i numeri sono intorno al 37% di perdite, derivano sostanzialmente dal fatto che molto spesso probabilmente si è pensato anche che intervenire su queste perdite non fosse economicamente conveniente, visto che la risorsa acqua è una risorsa a basso costo. Normalmente quando un acquedotto ha risorsa sufficiente, sia di quantità che di qualità, la ricerca delle perdite non è così incentivata. Avendo in Italia l'acqua un valore relativo rispetto ad altri beni come il gas, l'energia in genere, noi abbiamo un forte consumo idrico e i gestori non hanno interesse a ridurre le perdite. Oggi non abbiamo sistemi di grande incentivazione per la corretta e migliore gestione delle reti. A parte appunto in Emilia-Romagna, dove ricordiamo più risparmi, più guadagni. La buona notizia è che con questo modo i gestori certamente saranno stimolati a migliorare le loro modalità operative, perché vedranno riconosciuto, no, gli sforzi che vengono fatti sulla rete. E a Ferrara lo sforzo contro le perdite ha un nome, è la squadra ricerca perdite, gli 007 del tubo. Questi sono sensori acustici che rilevano praticamente il rumore che la perdita genera attraverso la tubazione. Mettendo un po' di questi marchingegni in giro, bastano poche ore per trovare perdite che magari erano rimaste nascoste per anni. Risultati ad oggi? Risultati ad oggi sono quelli che abbiamo visto, individuazione di 25 perdite fisiche. Che con oggi potrebbero diventare 26. Ce n'è uno in leggera perdita che adesso controlliamo. Tra l'altro troviamo la posizione esatta della perdita. Ecco la nostra perdita. E per i nostri 007 è un altro successo. La più grossa soddisfazione che avete avuto come ricercatori di perdite? Direi che l'abbiamo avuta nell'abitato di Porto Maggiore, che si trova a distanza circa 30 km da Ferrara. Una grossa perdita nell'ordine superiore ai 5 litri al secondo. Una perdita occulta che senza questi strumenti non saremmo riusciti a rilevarla. 5 litri al secondo. Esatto. Complimenti. Grazie. Grazie. Il lungo termine può portare ad un giro virtuoso perché la regione autorizza il gestore ad aumentare le tariffe solo se tappa le falle e incentiva al risparmio. E tu utente, anche se aumentano le tariffe, risparmi lo stesso perché hai consumato meno acqua. Oggi abbiamo finito e oggi è l'8 ottobre. 5 anni fa a Linate c'è stato un grave incidente aereo, 118 morti.